Buonasera e benvenuti a questo match in notturna. Purtroppo, come forse riuscite anche a vedere, stasera le condizioni meteo non sono certo delle migliori. Una pioggia leggera si è alternata a precipitazioni più fitte durante tutto l'arco della giornata. La buona notizia però è che i sostenitori di entrambe le tifoserie non si sono fatti spaventare. La posta in palio ha convocato il pubblico delle grandi occasioni. San Siro, roccaforte storica del Milan sin dal 1926, è adornato da cima a fondo con i colori rossoneri. Scelta tattica precisa da parte del mister, sarà 4-3-3. È un modulo flessibile, ti permette di passare facilmente dal 4-3-3 al 4-5-1, a seconda della fase di gioco che devi affrontare. Per questo i due esterni offensivi saranno la chiave. Gli verrà chiesto di rientrare in difesa per aiutare i compagni a coprire gli spazi e di creare varchi in attacco per favorire l'inserimento dei compagni. Se interpretato con la giusta mentalità, è un sistema di gioco letale. E si comincia. Calabria. Lasagna. Samir. Fofana. Lancio lungo del portiere. Alessio Romagnoli ha fatto buona guardia. Pallone lungo in verticale. Palla che giunge a Musaccio. Che sì. Cerca un compagno. Calabria. Lasagna. Nuitink. Azione fallosa e se ne avvede l'arbitro. Rodriguez. Cerca il tiro. Conclusione sul fondo. A volte un tiro da quella distanza può sorprendere il portiere. Ha fatto bene a provarci. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Che sì. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Bakayoko. Iniziativa interessante. Bello questo duello. Ha provato a superarlo e andare in porta. Il difensore però non ha boccato. Prova la giocata nello spazio. È libero di creare pericolo. Suso. Che sì. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Suso. Può calciare a rete. Calabria. La mette in mezzo. Allontana il pericolo. Cerca spazio. Rodriguez riceve in posizione interessante. Bakayoko. Siamo ancora sullo 0-0. Rodriguez. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Crossa il pallone a centro area. De Pau dimostra di saper fare anche il difensore. La generosità che ha mostrato anche in questa occasione dimostra che è un attaccante davvero completo. Mandragora. Ottimo il fraseggio. Alessio Romagnoli.
Calabria. Prova il filtrante. Grande movimento nello spazio. Va al cross. La butta via e fa respirare la difesa. Interviene tempestivamente. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Berami. Provano a ripartire da dietro. Ottima progressione, palla al piede. Continua ad avanzare verso l'area. Si libera la grande. C'è... Il portiere si oppone. Perfetta la parata. Sicuramente non una parata semplice. Si libera della palla ed evita complicazioni. Vuole la profondità. L'arbitro indica chiaramente la rimessa. Fofana. Il portiere la calcia lontano. Bell'anticipo, pericolo sventato. Samir allontana. Ecco Suso. Cerca un compagno. Calabria riceve un bel pallone. Occhio, la toglie dalla porta. Ottima la parata del portiere. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. Salta e colpisce di testa. Che grande parata. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Cerca spazio. Bakayoko. Primo tempo che finisce qui. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. Beh, finale di tempo è stato impressionante. È vero che il fischio dell'arbitro ha interrotto il loro slancio, ma se continuano così possono portarsi a casa la vittoria. 0-0 alla fine del primo tempo, tutto ancora in bilico. Il direttore di gara ha dato via alla seconda frazione di gioco. Il Milan ha fatto la partita, ha avuto più occasioni, sta affrontando la gara nel modo giusto. Certo, se la situazione di parità non si sblocca, potrebbe anche iniziare ad innervosirsi e a perdere la concentrazione. Deve continuare a spingere e portarsi subito in vantaggio. Si appoggia al portiere. Nuitink. Samir. Mandragora. De Paul. Larsen. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Lotta, ma perde l'equilibrio. Sulla fascia, è libero. È buona, si gioca. Prova il filtrante. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Prova a verticalizzare. Prova a fare tutto da solo. Allontana il pallone. Prova a passare con un pallone profondo. Può andare. E a tu per tu con l'estremo difensore. Occasione per il contropiede. Prova la giocata nello spazio. Cerca spazio. Stavano subendo un contropiede insidioso, ma ci hanno messo una pezza. Prova il tiro! Gol! Non sbaglia! Si è aggiustato bene il pallone prima di tirare e poi è riuscito a insaccare senza nessuna difficoltà.
iniezione di energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Una sostituzione che aggiunge sicuramente qualcosa in più là davanti. Si riparte dall'1-0. Sono in svantaggio, ma c'è ancora tempo per ribaltare la situazione e rimontare il gol di scarto. Bakayoko allarga il gioco sulle fasce. Palla al centro. Attenzione, grande chance. Colpisce! Devono sfruttare questo calcio d'angolo. Çalhanoğlu la gioca corta. Lungo passaggio in avanti. L'Udinese sta portando un sacco di uomini in mezzo all'area. Eh sì, si stanno arroccando in difesa. Ma questa tattica concede tanto campo agli avversari sulla tre quarti. È una carta che solitamente ti giochi negli ultimi minuti, quando stai vincendo e sei letteralmente assediato dagli avversari che provano a dare il tutto per tutto. Ma... pronto al tiro! Barak. Se ne va! Quali sono le tue considerazioni, Luca? La squadra in vantaggio sente l'odore della preda in difficoltà. Sta cercando di continuare ad attaccare per chiudere la partita. Adesso è il momento, Fabio. E arriva anche l'ultimo cambio a loro disposizione. Barak. Ottimo intervento di copertura. E passa Deles. Parata di Donnarumma. È stato splendido l'intervento del portiere. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Prova la conclusione aerea. Questo è un errore che potrebbe davvero costare caro. In questo caso ha avuto troppa fretta di tirare. Alessio Romagnoli. Calabria. Un solo gol a referto, fino ad ora cruciale. Il punteggio è quindi di 1-0. La mette al centro. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Si libera la grande. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Cerca il numero. Calabria. Prova il filtrante. Ha spazio sulla fascia. Prova il cross. Fallo. Calcio di punizione. E qui forse meritava un giallo. Il richiamo per adesso è solamente verbale. Çalhanoğlu andrà a cercare i saltatori in area di rigore. Calcerà forte o proverà la giocata di fino? Una parata fantastica. Ha colpito bene la palla, ma il portiere ha risposto veramente alla grande. Berami. Bella rete di passaggi. Ottima pressione la sua. Palla recuperata.
vuole la profondità. Lancio lungo del portiere. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. Çalhanoğlu. Bakayoko sul pallone. Ottimo disimpegno, fondamentale. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. L'arbitro va comunque a dirgli due parole. Meglio in questa circolazione della palla, non hanno più tanto tempo per rimediare. La vittoria è nelle loro mani, aspettano solo il fischio dell'arbitro. De Paul. È davvero una bella serie di passaggi questa. Cerca. Parata di Donnarumma. Grande parata dell'estremo difensore. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. L'Udinese cerca disperatamente. Ecco il tiro! È stato splendido l'intervento del portiere. Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Una bella vittoria, davvero fondamentale per il futuro. Magari non spettacolare come in altre occasioni, ma insomma, basta l'1-0 per portarsi a casa il risultato. Dopo il primo tempo la partita sembrava avviata verso lo 0-0. Invece nella ripresa sono riusciti a cambiare ritmo e trovare la stoccata.